abituati, tutto a posto. Stasera siamo canna in suo video rilassante, antica particolare. Perché, come potete vedere, se parlano in dialetto siciliano, meglio ancora in dialetto palermitano. E niente, vi volevo contare antiche cose. Una poco che mi hanno capito da me e una poco ci hanno capito dall'amice mia. Ma niente, se tratta di cose così, cose quotidiane, diciamo noate. Però prima di cominciare, mettetevi a comere, abbezzatevi con finna ricchi e registratevi al canale, a mancana c'è già niente, mi raccomando. E niente, ora potremo cominciare. Allora, picciotte, cominciamo, vi conto chi sa. L'altro giorno scendevo per cattare il pane o fuoco e incominciavo a lame come lo legge. C'è se lo è, come sta a posto, come va? Dice, ma riusciamo tutto a posto, ne va proprio bene. Riusciamo tutto a posto. Picchi, c'è se che so, c'è se lo legge. Ma niente, mi venne un tic e che vanno il dottore. C'è se che ti risso il dottore. Dottore mi fa, ma lei lo sapeva che con questo tic aveva fare l'attacco, però per fare l'attacco aveva pagato il ticket. Cioè, se il dottore va bene, che se va a fare? Aveva pagato il ticket, mi disse. Va bene, e va a pagare il ticket, per l'attacco per il tic. Oh, un mi passa il tic. Vedi che cosa, ma... C'è solo è bella te venire, ma spendisse tutti i suoi piccoli del ticket, perché quasi per niente, perché ho detto che ci passo, ma e niente chi sarà l'ama come ho Luigi, che ho incontrato la tavola. Invece ora per contare chi te l'ama come ho Giovanni, che chi sono se fece a perdere, picci in canne, picchi dice te guarda, picchi dopo il teo, se ne ho fuori, se ne ho all'estero. Ma pare che se ne in Germania e io a travagliare a un tonno picci in canne, la so camo chiere e tu se ne a travagliare e fici in canne noi sop. L'altra volta invece un contravo, era in stazione, messa in stazione un contravo. C'è se Giovanni, ma chi ci fai qua? Chi ci fai tu in nice? Avevo con te veo, poi stavo con chi 5-6 anni e tu messo no 5 canne, so 5 canne. Ah, c'è in canne, ci si bene, bene. E come fu, come ti trovi da cui travaglio tutto a posto. Ma se mamma posso lamentare, a ditta travaglia sempre, e io sogno a posto. Allora ci faccio la picchia in nasce, che per tua moglie, e tu mi fa sese per mia moglie. Ma diciamo per mia moglie, per modo di dire, perché c'è un'altra cosa, e che successo, qualche cosa grave, c'è. No, no, non ti preoccupare, non successe niente di grave, solo che è una cosa che non mi piaceva tanto. E conta mille, c'è che successe. Niente, dice, una poco di settimana fa, praticamente, mia moglie mi manda un telegramma. Mizzi, ci sono telegramme, che successe? Qualche cosa particolare grave? Dice, no, no, niente di grave. Va bene, allora rimillo. E niente, e mi fa, nel suo telegramma c'è scritto, vedi che sono incinta, aspettiamo un bambino, ritorna. Al che disse, ma che fare? Piglio e parto, il primo aereo, e scendo un palermo, il primo taxi, e mi trego all'ospedale. Arrivo all'ospedale e già mia moglie aveva petto rotto. Ah, ci disse auguri allora, bravo, bravo, davanti a papà, bravo, davanti a papà, bravissimo. Ci disse, aspetta, però prima di dire che tu che successo. Niente, dice, c'ho peggiorito, mazzaetta, era nevoro. Ci disse, Rose, ma come potevi essere che è nevoro? E io mi rispondevo, Giovanni, e tu non c'era tu, e a me mi veniva a il caffè. E nevoro venne a piccerito. Mi disse io, ma come puoi essere? Ma come puoi essere che se bevo un caffè e venne a piccerito nevoro? Ma può essere mai? Al che venne mia madre, c'è se ma è mai possibile che Rosa se bevo un caffè e venne a piccerito nevoro? Ma mia madre rispondeva, che hai scelto? Quando io ero incinta
Capisci se tu... Capisci? Cioè se giova... Giova, ma te fai fregare la cosa. Ma... E tu c'è granco la casa per poco caffè. Ma la sapia i tricceris. E niente, ne salutammo. E ma me nevo. Vedi che cosa c'è capitano all'amice mia. Se quasi c'è capitano. E te si sanno per 5-6 anni lontani dai mogliere. E poi succede che tu capa succedere. Ma vedi che cosa, vedi che cosa. Chi se invece ve la contare poro, chi te l'ame come un catanese, Alfio, l'ame come un Alfio che d'ore Catania. Sì, vai picciotte, si dice che trappale in metà nel catanese, non si ci può bere, ma non è vero, non è vero. I catanesi sono gente buona, gente brava, sono brave, come sono bravi i palimatani, come sono brave anche a tutti i cristiani, a tutti i paesi del mondo e d'Italia, sono tutte brave. Diciamo tutte brave, diciamolo in un altro modo, diciamolo che ci sono cristiani brave e cristiani tinte, e quindi anche i catanesi sono cristiani brave e cristiani tinte come tutti. Io devo essere amici catanese, devo dire che sono persone squisite, sono bravissime. E niente, quindi mi mette così come ho Alfio che venne in Palermo, che aveva speciale una poche cose. E un conto ci sta Alfio, ma chi ci fa a Palermo? Come si sta poi, tutto bene, tua moglie, i tuoi figli. Dice, ma non mi posso lamentare, tutto a posto, tutto bene, i picciotti ti crescono, vanno avanti, a scuola, tutto a posto, ma mi chiede tranquillo, tutto bene. E ti contano una cosa, mi fa, dice, ti racconta quando ti diceva, mi ha fatto un bello viaggio in America, mi ha fatto un bello viaggio in America. Dice, sei morto qua, che facesse? Niente, papà, chiave cibo, cibo, e me ne va a New York. Mia bello New York, come è come bella New York, ci disse. Le fa se è bellissima, bellissima. Mi giravo tutta città, tutti i paesi, troppo bella come città. È una cosa deve essere rispetto ai nostri città, cara l'Italia, la Sicilia. È una cosa nettamente diversa. Cioè, se è che successe, mi contare. Niente, da siamo un negozio di Skype, Skype di tutti i tipi, si vale, Skype ci abbatte, c'è non so che c'era di tutto, c'è, ma Skype è belle, però che qui siamo però belle piccole, qui siamo assai. E niente, mi fatto il padrone che stava italiano, taleva a destra, taleva a sinistra, mi taleò e mi fa, Italy. E io ci rispondevo, se, Italio, e poi magari se mi piacciono ma accatto. Cioè sai, fio, ma chi fa? Ma chi fa insieme alle fiore? Ma tu non capisci che tu chi se non ti parla bene inglese? Ah, fio, se tu l'inglese non capisci, non te la teneva a mia, che fa male fiore che cristiana. E niente, e chi se ne ha potuto la me come un fio, però a così, chi se va a conta, però a così, niente. Invece la tavuata erano dottore. Perché va a spicciare poche cose per me nonna, che me nonna aveva un sacco di acciacche, meschine, anziana, da cristiana, e ci va a tirare una ricetta, no, dottore, se comunque la segretaria l'avevo dottore, da un'intrappa, spattare un tuino, e niente, nostra mente, intese una cristiana che parlava con il dottore, e ci diceva preoccupata, dottore, dottore, mi figlio sa che ho te un euro, ma è grave, può muorere. Se votò il dottore, e ci risponde, signore, che in Italia sanno aiuto te milioni e ancora non ha morto nulla. La verità c'è resa, è la verità, ma è che mi ha fare, è che mi ha fare che mi posso dire, che per dire, picciotto. Invece l'altra sera quando non ci volevo trovare un mese, 5 e mezza, niente, era antica così, avevo voglia di dirmi no padre, perché non mi qualche cosa, incontrava me come Francesco, e ci disse, Francesco, che facciamo? Tu che fai, che fare? Dice, no, mi dice, tenne a casa, chi a fare qualche cosa, no, dice, non andiamo a parlare, no, perché una cosa, e parliamo antica, va bene, ma accollo, mi fa, ok, non andiamo a parlare. Una certa moda, volino, green pass, ovviamente, questo, quello, mascherine, come sempre, picciotte, perché per ora questo virus non si sa capire niente, zone verdi, gialle, arancioni,
joula, a nata antica mancosa non qui colora qua la naias e niente la samo pietre. Non è questo il discorso, ma la papà trova, io sono la patria. Comunque, green pass, mascherina, mi raccomando, ve la togliete quando siete seduti al tavolo, va bene, non ci sono problemi. Siamo tranquilli. Ne massa tra un tavolino. E oggi teniamo un caffè e do uno spritz. Va bene. Non si dame, alla danno di cerunghisiano, nato picciotto, non la voce tavolino. Vette ma chi so capigliò. Punto una picciotta che era assettata o bancone. Che si sa che non caffè, non lo so, non so cui stava facendo, comunque stava consumando o bancone. E niente, il suo picciotto, ma poi tre messo il suo picciotto. Poi Dio, ci so, ci sarà, non c'è, ma chi sta facendo, chi sta? Niente, aspetta, aspetta, dai, vediamo chi fa. Poi Dio, e che ho messo il suo picciotto. Se ci parò avanza, ci disse, signorina, ma scusasse. Ci posso offrire i viveri. Da picciotta su voto e un tale o male. E ci sa cosa in mette lei. Ma che sta dicendo? Io sono una persona seria. Ma che fa scherziamo di qua di là. Oh, se mi sa chietta le voci. Fice come una pazza. Fice sta signora, sta picciotta. Fice come una pazza. Tante che ha picciotto. Sta rosso con tutto. Non sta la faccia. Diventa rosso, 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 rosso. Pare un paperone, pare. Picchio e se ne usigerò a così si assettare lo tavolino e tutti chi stanno a casa ferrari giustamente perché sentivano da chi stanno da picciottare e dava la voce e se c'erano tutte e talevano a Edo giustamente e dopo picciotto si assettare lo tavolino passano circa un minuto ma che dico un minuto assai forse so e mette matta picciotta a casa per Dio e che ho messo un tavolinetto picciotto. Io dai, ci si senta, ma va a scusare. Ma io sono una psicologa e praticamente sono i comportamenti richisiani sul momento. Risponde dopo ciò che ci fa. Uomo, di 100 euro. Hai capito? E chi si sono i richisiani? O par, ce n'è gente particolare, gente strana. E vabbè, tanto basta che non fanno male a notte. Siamo tutti tranquilli, ne facciamo rotresate e siamo a posto. Oh, chi se vuole contare però, chi se è troppo bella. Quando fu, na parecchio in affa, mi pare. Se na parecchio in affa, era un miccato. E praticamente, ma tu sapete, che ne è miccato non altro, vennero tutte cose. Le robe, le mie, tre vezzite, pantalone, magliette, però cose mangiare. Quindi c'è tutto ammiccato. E io ero da che stavo accattando una poche cose. Era una bancarella che mi stava facendo i fatti mia. E alla mi aveva un cristiano, una bancarella che da al lato. Che stava tirando un paio di pantaloni. Tareva questi pantaloni. E faceva. Sa su precise su. Si provava, si levava, italiava, faceva i trinceva, laicava. Mi sa su precise, su precise, su precise. Tante case da campo, un proprietario della bancarella ci si desidera, vuole acquistare questi pantaloni. E tu che se non ce ne sei, sei, volesse accattare. Però il italiano dice sono troppo precise, fa, sono belle ma sono troppo precise. Tante coppie per dire ma vabbè chi vuole fare si vuole accattare, se si vuole accattare sono nocca. Dice sì ma non facciamo che appena la porcingono e mi accuizzano. O proprietario ci fa, no, no, non si va a preoccupare, chi se sono buone, chi è buone, sono chi se non stringono, può lavare, può fare, può dire, può fare tutte cose. Non ci sono problemi. All'altro chi se non ci fa, vabbè. Dice, però, lei sta prendendo questa faccia. Se tu questi pantaloni, dopo essere lavati, stringono, io sto inoccato e lei me lo ne è piccolo in arriare. Tu chi sei, ci fa, va bene, non ci sono problemi, lei può venire quando vuole, se vuole può cangiare, non ce n'è problemi. Allora tu chi sei, non so con me, ci sta accattato i pantaloni. E niente, io in dopo, io ero a Roma in cato, che mi stava facendo i fatti miei. Passavo ore, da avanzo, non c'era la bancarella che so che veniva i pantaloni, i magliette, le cose. Oh, e bettare da tu chi siano, disse, cae, iniziato in no. Utaliavo e bette che ci aveva messo i pantaloni ed erano coite, 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 ci avevano acquizzato tanto, non
calzetta con i temi. E tu chi sei, non ci fa? No. E se pantalone non riconosce. Proprietario tale ho e ci se mi zica quanto lungo non ogni no. Hai capito che quasi? E tu chi sei, non ci ha parato di essere i pantaloni cuiti da così. Non si fa così, ragazzi, non si fa. Non si fa da così. Non è giusto. Non è possibile, non si fa da così. Ma e niente, ora vi conto l'ultima e poi andiamo a qui cara, va bene. Chissà però la testa andare. La tua potere del nostro dottore sempre può fatti me nonna, medicina, quasi prescrizione di camordea, eccetera, eccetera. Niente, era il nostro dottore. E sentava parlare di una signora perché campa lì mo, e anche in Sicilia in generale siamo abituati a parlare alta voce. Si parla all'alta voce. Non è che parlano come a noi, che facciamo la SMR e parliamo tutto piano 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 sotto voce piano piano sotto la voce piano 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 sotto la voce piano piano. Niente, i cristiani quando sono così in giornata di wine or not parlano e chiedono voce a comeglie e sente mezza cristiana che parlava col dottore e ci diceva: dottore, dottore, mi ha detto ma già scura. Non è più come prima. O volesse fare a diventare come un toro. Al che ho dottorata Lea. E ci fa: signora, si comincia a spogliare. Ah, signora, ce ne c'era l'occhio fra tanto. Tale e ci disse: dottore, ma come si fa in me? Io sono una persona seria. Sono una signora seria. Ma che dice? Ha cominciato a fare così giustamente da cristiana. Si avete picchiata del piatto da così. Disse: ma che? Ma che succede? Allora il dottore ci risponde: signore, lei mi disse che suo marito vuole farà diventare un toro. Le una banna ci ha pure a cominciare. A cominciamo a dire coina. Ma picciotte, pure pizza sera, siamo un toro.